Siamo con Massimiliano Musso del ristorante Ca' Vittoria, un posto meraviglioso. Un giovane chef, quanti anni hai? Solamente 31, 31. molto bravo, talentuoso, che oggi ha preparato una reinterpretazione del cappone pensandolo come terrina e abbinandolo a sapori non convenzionali, se vogliamo. Esatto. Ma era giusto per andare al di là di quello che è poi il discorso del cappone, cioè nel senso di non presentarlo proprio sotto forma o di agnolotto del plin o altrimenti sotto forma di cappone arrosto. Ho voluto ragionare su un discorso di servirlo con una terrina fredda, con dei gusti che ovviamente mia nonna mi ha tramandato nel tempo, cioè nel senso abbinandolo con la castagna. E poi avevo bisogno di un qualcosa che desse più forza al piatto, cioè nel senso poi alla fine ho scelto il foie gras perché comunque sempre su una base grassa, che però ha un gusto, nella sua forza di gusto ha anche una sua delicatezza. Quindi per cercare un equilibrio, esaltando comunque sempre il discorso del cappone, no? E quindi ho preparato questo piatto unendo poi anche un pan brioche e un qualcosa di fresco come l'insalata e una spugna, una schiuma di porto che viene sifonata al momento del servizio, calda, che dia anche un po' di acidità per sgrassare appunto il discorso sia del foie gras ma anche dello stesso cappone, perché comunque viene lavorato anche con un'aggiunta di grasso, cioè di un po' di panna, per avere una consistenza giusta da poter essere messo all'interno di una terrina. Questo piatto tu ce l'hai sulla carta? Sì, dalla settimana scorsa, sì. Piace? Ho notato che nel weekend l'ho presentato solo a voce, l'hanno scelto e è stato apprezzato molto, sì. Ecco, questo è un piatto che sa molto di terra, se vogliamo. Qua siamo nel territorio principe, perché comunque siamo nel cuore delle Langhe. Il cliente che arriva e non abita qui. Come vive un sapore di questo tipo? Noi fortunatamente abbiamo la prevalenza di clienti che comunque amano, diciamo, mangiare stando più sul territorio, quindi ho la fortuna di avere anche a chilometraggio zero, sia per quanto riguarda il discorso della carne che degli stessi, il pollame o anche la selvaggina, arriva tutto a chilometraggio zero. Quindi utilizzo materie prime di primissima qualità, locali prevalentemente. Poi ogni tanto facciamo anche qualche divulgazione, cioè andiamo un po' al di là di quello che è proprio solo il territorio, soprattutto nel periodo estivo dove comunque la prevalenza del pesce abbiamo visto che i clienti amano molto, però proprio in questo periodo, durante l'autunno ci sono proprio i sapori, gli odori, la mattina quando uno si alza sente l'odore della campagna. Con le materie prime che abbiamo noi sarebbe un sacrilegio non sfruttarle, no? E quindi alla fine bisogna essere abbastanza bravi e anche intelligenti nel saper sfruttare quello che il nostro territorio dà, cercando di comunque prendere proprio dagli stessi produttori, perché sottolineo questo, perché l'importanza del chilometraggio zero secondo me può aiutare molto anche a livello economico, soprattutto in questo periodo dove comunque non è che navighiamo, tra virgolette, in acque felici, valorizza non solo il locale ma anche gli stessi allevatori o produttori che durante l'anno si sforzano e fanno dei sacrifici per dare a noi ristoratori comunque dei prodotti di primissima qualità. Ecco, questo rapporto a due tra il ristoratore e chef e l'allevatore, produttore, è assolutamente fondamentale, ma viene comunicato e soprattutto viene compreso dalla clientela. Diciamo che bisogna fare un gioco di educazione del proprio commensale, cioè nel senso io sono dell'avviso che nel momento in cui una persona viene nel nostro locale, si siede a tavola, deve essere educato ad un determinato tipo di cibo, cioè nel senso il nostro è un, è una cucina, la nostra è una cucina prevalentemente territoriale, quindi gli si spiega il perché e il per come un piatto viene fatto e perché si è scelta una materia prima piuttosto che un'altra. Quindi,
c'è anche una spiegazione da dove arriva la materia prima. Faccio un esempio: la stessa frollatura della carne cambia se tra un vitello magari macellato e magari messo in tavola la settimana dopo o dopo 3 settimane. Quindi dopo 3 settimane di frollatura gli si spiega il perché viene servito con 3 settimane di frollatura, perché diventa più gustosa, più tenera, più digeribile e anche organoletticamente anche più succulento, cioè nel senso più buono. Quindi cerchiamo sempre di parlare, di spiegare in ogni situazione i piatti che vengono presentati, dando delle giustificazioni appunto della provenienza. Quindi possiamo dire che il cuoco di oggi, lo chef di oggi, oltre a dover chiaramente essere bravo a fare quello che fa, deve essere anche un comunicatore, deve essere bravo a trasferire ciò che lui sa e ciò che lui prova anche agli altri. Beh, alla fine la cucina deve emozionare. Nel momento in cui un piatto viene fatto, dentro di noi chef scaturisce nasce un'emozione, no? Perché comunque vedi una creatura praticamente, perché da zero, da una materia prima, uno tira fuori un piatto. E quindi quello è basilare, cioè comunque uno deve essere preparato e avere le capacità tecniche, e più che di comunicazione, proprio tecniche, nel sapere spiegare la materia prima, nel massimo rispetto della materia prima, che non deve essere mai esasperata, ma deve essere trattata cioè, con una tecnica giusta ed esatta. Quindi bisogna essere bravi nell'assemblare il piatto, bravi nell'essere capaci di conoscere la materia prima e poi soprattutto di spiegarlo. Quindi alla fine c'è un connubio un po' particolare, insomma. È una somma di tantissimi È fattori. una trilogia praticamente, una trilogia, sì, esatto. Grazie Grazie mille. mille a voi.